Ehi là, dunque, questo è un video che faccio su commissione, su richiesta di Erichioba, Erika. Immagino la conosciate, in ogni caso metterò il link al suo canale YouTube nella descrizione di questo video. E scusate, ma l'occhio continua ad andarmi sullo specchio che ho qui a fianco perché il colletto sembra il colletto di una camicia, in realtà non lo è un colletto attaccato a questa t-shirt, a questa maglietta camicia che ho addosso, non so bene come definirla. Mi sembrava una figata quando l'ho comprata, in realtà, soprattutto vedendomi ora, credo che non la metterò mai più perché pur avendola stirata nel modo appropriato, non riesco a far stare su questo colletto che non è tonico, cioè si affloscia e mollo. Vabbè, parentesi di trasciume che ci sta sempre. Partiamo col video vero e proprio, quindi c'è un video che mi ha chiesto di fare. Devo sforzarmi di parlare un pochino più piano, lo so. È un video che mi ha chiesto di fare la cara Erika e ci proverò a farlo, anche se in realtà temo che sarà una grandissima delusione perché la cara Erika, attraverso un commento che ora vi leggo da lei postato sotto uno dei miei ultimi video, mi chiedeva se mi andasse di fare un video per parlare, per spiegare i miei momenti di lettura. Sto leggendo, per non dimenticarmi nulla. Nonché per dare dei consigli su come avere una vita produttiva, il che nel mio caso fa veramente ridere, restando comunque degli accaniti lettori. Mi domandava inoltre come facessi a leggere in maniera così veloce, più che altro lei notava quanto fossi veloce a leggere, il che in realtà non è proprio vero, credimi. Mi domandava se leggessi di sera, prima di andare a dormire, durante il giorno, di mattina, se sì, come, quando, dove, eccetera, eccetera. E poi mi chiedeva, insomma, sperava mi piacesse la richiesta, ok. Sì, la richiesta mi piace, infatti, eccomi qua, a provare a soddisfarla, ma ripeto, questo video sarà probabilmente molto deludente. Per quanto riguarda la parte sui consigli, mi chiamo fuori perché sono veramente l'ultima persona al mondo capace di dare dei consigli in termini di produttività, su come essere produttivi, su come organizzarsi al meglio. Proprio io sono una persona incapace di organizzare qualsiasi cosa, soprattutto la propria routine. I miei tempi universitari, i miei compagni universitari li ricordano molto bene perché ero qualcosa di scandaloso, mi riducevo sempre all'ultimo a studiare per gli esami. E in realtà era così che dovevo fare per ottenere dei risultati. Io sono sempre stato uno studente che per fruttare doveva essere sotto pressione, ma proprio in maniera strong e cattiva, altrimenti i voti non erano granché. Mentre adottando dei ritmi di vita malati, perversi, assurdi, che sempre adottavo, effettivamente i risultati c'erano. Però lungi da me consigliare le metodologie di studio che avevo io, assolutamente. Comunque, questo fortunatamente non è un video relativo alle metodologie di studio, è un video relativo a come e quando io legga. Quindi sarà un video molto molto chiacchiericcio e mi asterrò dal dare qualsiasi tipo di consiglio, lo giuro. Allora, vediamo di andare in ordine. I miei momenti di lettura. I miei momenti di lettura proverò a descriverveli considerando la vita che faccio adesso, ossia da quando lavoro, e farò quindi una suddivisione in base al periodo del mese, perché dovete sapere che io faccio due lavori, o meglio, il mio lavoro è sempre lo stesso, però ho due datori di lavoro differenti. Al mattino, tutte le mattine, per ogni giorno del mese, dal lunedì al sabato, per circa metà mattinata, lavoro in un ambulatorio. Dico circa metà mattinata perché poi da contratto è anche previsto che io vada a fare delle consulenze a domicilio. Le richieste per queste consulenze possono esserci, come no, dipende dalla giornata, quindi a volte posso finire prima, a volte dopo. Mentre nel pomeriggio, questo per circa 2 o 3 settimane al mese, lavoro da un'altra parte, in una struttura che è proprio dall'altra parte della città, tra l'altro, dalle 2:30 alle 8:30. Questo ripeto per circa 2 o 3 settimane al mese. Nel tempo restante il pomeriggio non lavoro, lavoro soltanto il mattino per il primo datore di lavoro, quindi quando mi trovo in quel periodo ho molto più tempo libero. Lo dico subito, quando devo gestire entrambi i lavori praticamente non leggo.
Questo perché io non sono un lettore che legga negli spazi di tempo. Non l'ho mai fatto e probabilmente mai lo farò. Non sono mai stato uno di quei lettori che leggesse, ad esempio, nei 20 minuti d'autobus da casa fino a scuola. Non l'ho mai fatto, sia perché gli schiamazzi, le grida o comunque il caos, le voci delle persone mi distraggono molto, mi infastidiscono, mi impediscono di godermi la lettura, di entrare come vorrei all'interno del libro che sto leggendo. Mi impediscono proprio di sintonizzarmi con la scrittura. Per cui leggere sui mezzi pubblici per me è no. A meno che non si tratti di viaggi in aereo o di viaggi in treno molto lunghi, con però un certo tipo di ambiente intorno, perché se ci sono persone che gridano, se comunque c'è caos, altoparlanti, bambine che gridano, non si può. Per me ci deve essere silenzio, non dico assoluto, ma quindi io non ho mai letto negli spazi di tempo, ma non solo per una questione di caos, anche per una questione che se so di avere unicamente mezz'ora o 20 minuti, è quasi impossibile che decida di passare quel poco tempo, quel breve spazio di tempo, perché per me 20-30 minuti sono un breve spazio di tempo, per leggere. Io di solito decido di prendere un libro in mano quando ho un'ora o preferibilmente 2 ore come minimo a disposizione. Perché mi piace entrare proprio completamente all'interno della lettura, proprio mi devo immergere in modo assoluto e quindi non posso pensare di uscire in maniera aggressiva o troppo rapida, da ciò che sto leggendo dopo soli 20 o 30 minuti. Sarebbe proprio un qualcosa di doloroso per come vivo io la lettura, non ce la farei. Tutto questo per dirvi che tendenzialmente io leggo andando a sacrificare altre potenziali attività, che siano però sacrificabili. Provo a spiegarmi, se devo andare a lavorare, chiaramente non posso non andare a lavorare per leggere. Devo andare a lavorare, quindi molto probabilmente quella giornata non leggerò. Se però ho la giornata libera, la giornata intera non capita mai, però magari il pomeriggio o la serata, ecco, a volte posso decidere di passare quel tempo libero con gli amici per uscire, a volte posso decidere di passarlo da solo per farmi una passeggiata, io sono molto solitario. Spesso decido di passarlo da solo, perché la lettura è un'attività solitaria, individuale, decido di passarlo appunto per dedicarmi alla lettura. Quindi non è raro che magari ad alcuni amici dica: no, guardate, stasera, questo pomeriggio, non esco perché sto leggendo un bel libro e voglio sfruttare il tempo che ho a disposizione per vedere come va a finire o comunque per continuarlo. Questo naturalmente non accade sempre perché per quanto a me piaccia leggere, la vita è anche altro, nel senso ho dei rapporti sociali come tutti, ho delle amicizie, a volte perfino delle relazioni, se così vogliamo definirle, per cui non esiste soltanto il leggere, la lettura, la letteratura nel mondo, nella vita, naturalmente. Però si tratta comunque di una mia grande passione che ho sempre portato avanti, che probabilmente porterò sempre avanti perché mi dà un qualcosa che non trovo che non trovo da nessun'altra parte. Mi dà una forma a volte di intrattenimento, a volte di arricchimento, spesso di riflessione, di introspezione. E quindi ne ho proprio bisogno. Se mi capita di avere dei periodi molto lunghi nei quali non ho modo di leggere, e sento proprio la mancanza del leggere intesa come attività. E la domenica, non vi ho detto cosa faccio la domenica, di solito la domenica lavoro 12 ore, dalle 8:30 alle 8:30. Questo per 2 o 3 domeniche al mese. E questa routine lavorativa la porto avanti praticamente da inizio anno. A breve, molto probabilmente ci saranno dei cambiamenti, ma in tal senso aspetto a esprimermi perché non è ancora detto. Credo di aver risposto più o meno a tutto. Sì, in realtà non ho parlato su come essere produttivi perché, come dicevo, sono proprio l'ultima persona in grado di farlo. Quindi questo video non credo che sia esattamente ciò che Erika chiedeva, però non avrebbe potuto esserlo perché non mi va di fingere di poter dare consigli su argomenti che in realtà non
non mi appartengono, che non sono di mia competenza, che non so padroneggiare, ecco. Sono onesto, questo video è diventato un video chiacchiericcio, semplicemente per spiegarvi come e quando leggo. Se avete delle domande, se non mi sono spiegato, come è molto probabile, chiedete. Forse non l'ho specificato, ma è ovvio, a volte mi capita la sera, tornato da lavoro, mi capita di prendere in mano un libro e leggerlo prima di andare a letto. Però se posso evito, soprattutto se sto affrontando una lettura impegnativa, perché quando il mio stato mentale è compromesso, voglio dire, quando sono stanco, non nel pieno delle forze, il leggere ha un'azione. Avevo sentito un rumore strano, scusate. Ha un'azione quasi soporifera su di me, cioè mi fa venire sonno, quindi magari riesco a leggere una decina di pagine, che è niente, per poi dimenticarmene tre quarti. Sapendo che è così, di solito evito di farlo, cioè se sono arrivato dal lavoro, se comunque sono stanco, anche se avrei il tempo di leggere, magari faccio altro, guardo un film, un telefilm che mi stanca molto meno dal punto di vista mentale, oppure boh, esco con qualche amico, ne approfitto per fare delle telefonate, gioco a qualche videogioco, insomma. Queste cose qua. Per leggere devo sapere di essere nel pieno delle energie e di avere tempo, almeno un'ora di solito, preferibilmente due. Questo è quanto. Credo che questo video sia durato troppo. Io vado a strappare questa maglietta del cazzo. Ciao, un saluto a tutti, in particolare a Erika. Ciao!